una forma di vampirismo rispetto alla realtà, che è una capacità di raccogliere molte cose che ti viene offerto dal mondo in cui vivi e riesci a riformularle in un qualche modo. E nella riformulazione c'è qualcosa sempre che fa da scarto e parla del dopo, è una nuova mescolanza. È per questo che il vampirismo, ma nel senso più alto del termine, è uno degli aspetti più interessanti, secondo me. Anche e in tutte le discipline questo, anche musicalmente, fortuna, dote, quello che siano le parole chiave, perché poi i pensieri li formuli perché hai della terra su cui impiantare i pensieri stessi, insomma, cioè, dove puoi radicarti, quindi assolutamente. L'intuito può essere nel scegliere quello che in quel momento può essere raccolto e può essere ritrasformato. E lì, secondo me, c'è il concetto di contemporaneità. È semplicemente una capacità di detectare, scusa il francesismo, comunque questi elementi e mescolarli assieme. Progetto più grosso che si è concluso l'anno scorso, quello di Balena Project, è nato nei modi più casuali, cioè dall'incontro anche con persone che mi hanno dato fiducia in un certo momento della mia esistenza per proseguire in questa strana storia di costruire una balena a dimensioni reali in tessuto e portarla in giro il più possibile affinché innescasse ogni volta delle situazioni e delle relazioni nuove. Il progetto in quel caso era nato da più elementi che si sono uniti tra loro, in particolare da ricordi infantili delle colline qua attorno, dove avevano ritrovato ossa di balena, di protobalena, nei calanchi del Pliocene, di sabbia, nei quali poi ho passato molta parte della mia giovinezza. E da questo film straordinario di un regista ungherese che si chiama Belatar, che mi è stato consigliato da in modo assolutamente gentile e silenzioso da Eva Marisaldi anni fa, che inconsapevolmente ha dato, come dire, sostegno al progetto. E questo film in particolare si chiamano Le armonie di Werckermeister e sono questo racconto incredibile di una balena portata da un enorme tir che arriva in questo piccolo villaggio nebbioso e tristissimo del centro dell'Ungheria, suppongo, e da lì si scatena tutta una serie di eventi nefasti dove involontariamente la balena diventa un cavallo dell'apocalisse, soggetto di una strage, insomma, di una quelle che guarda con occhio anche un po' sperduto gli eventi cruenti che le capitano attorno. In realtà i materiali e sono strumenti, quindi per dire un'idea in qualche modo puoi usare di tutto quello che hai sotto mano, almeno nel mio caso ho fatto così. Ho una predilezione per l'uso di materiali per i quali devi usare le mani, per cui devi proprio agire con lo strumento, e il tessile è sempre stato qualcosa che mi ha fortemente attratto per tutta una serie anche di rimandi metaforici ormai quasi scontati, però hanno poco a che fare con una tradizione femminista di qualche tipo, cioè il fare la lana o la maglia o il ricamo non ne ho mai pensate come avendo un riferimento specifico alle straordinarie esperienze del femminismo, non solo italiano, ma semplicemente perché era iniziato tutto lavorando su dei soggetti che richiedevano in quel momento l'uso di un filo e di un ago e di una struttura sulla quale far crescere questi licheni, queste forme vegetali, e per riuscire anche a riprodurli mimeticamente, quindi non solamente nella struttura ma anche
con un'idea di tempo molto dilatato. Nello specifico di Marras è stato avevo collaborato con lui qualche anno fa, quando mi chiamò per un progetto ad Alghero e mi fece conoscere alcune delle signore con cui spesso collabora, perché una delle sue forze, anche emotive, è quella di poter lavorare con una tradizione molto radicata sul territorio. Quindi si avvale delle conoscenze tecniche e umane anche. In quell'occasione lavorai con alcune signore ultra settantenni, con le quali feci un progetto molto divertente, ne venne fuori poi un racconto video, perché appunto mi interessava molto il tipo di innesco che un lavoro collettivo come il ricamo avrebbe potuto far uscire, mettendo assieme donne che si conoscevano in quel caso da quando erano ragazzine e che non hanno taciuto un attimo durante le 6-7 ore nelle quali siamo state insieme. E per questa occasione della balena ho pensato di chiedergli se aveva voglia di tornare a lavorare con me e ha risposto straordinariamente di sì. Lui e la sua compagna Patrizia e questo circolo Marras, che è veramente una grande famiglia, è una sensazione molto, credo, inusuale, almeno non mi è mai capitato di avere a che fare con la moda in particolare, perché non ho una grande predilezione per questo mondo. E insieme a Vinicio Capossela hanno partecipato al funerale della balena dentro questo edificio, un opificio tessile abbandonato da alcuni anni, che la fondazione Fondo Bruno ha risistemato e utilizzerà come spazi per nuovi progetti. Ma in quell'occasione, prima addirittura dell'apertura, la balena ha potuto cambiare forma. Nuove balene che sono state riempite con l'imbottitura della balena madre, borse del pallone gonfiabile che stava al suo interno e soprattutto la pelle esterna, che era la parte più preziosa e riconoscibile in un qualche modo, è stata trasformata in giacche da uomo su modello di Antonio. Street Maps è un termine con il quale si indicano, chiamiamole mappe emotive, nel senso dove vengono date indicazioni specifiche di luoghi di interesse. E in questo senso l'ho pensata proprio come una mappa di carattere emotivo, di luoghi e di situazioni e di incontri. Ci sono materiali fisici con i quali lavoro con un'attenzione particolare, perché mi danno molta soddisfazione. E in alcuni casi, come il video, mi avvalgo invece di collaborazioni importanti. In particolare per il funerale della balena, il video è stato diretto da Daniele Signaroldi, che è un videomaker, anche lui piacentino. Vi sono delle cose che si sono intrecciate nel corso degli anni, anche in base ai tipi di incontri che ho fatto. L'attenzione per il mondo che mi circonda è fondamentale, quindi lavori in cui ho coinvolto molte persone. Ha un discorso più speculativo e personale rispetto a temi molto ampi come relazione tra l'uomo e la terra, quindi l'attenzione al mondo animale, per esempio, che mi è sempre stato un punto importante nel mio guardare. Mi è capitato di incontrare una persona di cui ho enorme stima sotto molti punti di vista, che è questo grande artista inglese Hamish Fulton, che ha basato l'intera sua esistenza sul camminare. E più passa il tempo, più capisco come questa sia veramente una metafora assolutamente ricca e pregna per l'idea di un viaggio che non è solo fisico ma esistenziale.